L'amore per la terra, un'amicizia tutta particolare, quella tra Massimo e Leonardo, è un proposito, quello di rendere più accessibile il vivere quotidiano alle persone diversamente abili. Sono questi gli ingredienti che hanno dato vita all'associazione La Mano di Scorta, che dal 2007 prova a correggere i difetti delle cose, come recita il suo slogan di presentazione. La finalità principale è quella di svolgere attività tendenti al superamento degli ostacoli e delle barriere architettoniche. In quest'ottica è nato il primo orto diversamente abile d'Italia, all'interno degli orti sociali di Strada Quarta, accompagnato dalla struttura di Via del Garda e da quella all'interno della Casa del Bosco a Marano. Una soluzione rivoluzionaria che offre la possibilità concreta a persone con scarsa mobilità fisica di non abbandonare una passione, coltivare i frutti della terra. Accessibilità e disabilità sono fortemente correlate, logicamente. Non è l'unico problema della disabilità, come facilmente si può capire, però chiaramente è un problema che limita notevolmente chi è affetto da disabilità. Ecco, nel nostro piccolo, nella nostra associazione, diciamo che è diventato un criterio fondante il ritenere l'accessibilità, diciamo, legata a un concetto di errore insito nelle cose. Mi spiego meglio cosa significa. Noi riteniamo che l'errore non sia nelle persone, ad esempio negli affetti appunto da disabilità, quanto nelle cose che noi abbiamo costruito in questa nostra civiltà fatta per le persone abili e non diversamente abili, e quindi che gli errori vadano corretti nelle cose. Ecco che allora ci è venuto appunto in mente, come esempio, come progetto della nostra associazione, il fatto di correggere la lontananza della terra dalle mani della persona diversamente abile. Ecco quindi che la scoperta, l'uovo di Colombo, semplicissima, così adesso a dirsi, è stata quella di avvicinare la terra alle mani della diversamente abile. E così sono nati i nostri orti e appunto diversamente abili. Ecco, l'associazione La Mano di Scorta, in realtà mi viene più facile chiamarla gruppo di amici che associazione. Ancora adesso faccio fatica a chiamarla associazione, perché appunto in realtà è nata in effetti dall'amicizia soprattutto di due ragazzi che hanno voluto condividere l'esperienza della coltivazione dell'orto, quindi condividere, diciamo, la gioia di poter far crescere qualcosa insieme, di godere anche dei frutti di questa terra. Chiaramente l'uno era abile e l'altro era diversamente abile, e quindi hanno dovuto collaborare in questa loro amicizia per godere di quello che abbiamo detto, sia dei frutti della terra che hanno deciso di coltivare. Da questo piccolo germe, da questo piccolo embrione di amicizia, in realtà poi si è creata un'associazione che ha la peculiarità proprio di essere composta di persone abili e diversamente abili, e che hanno appunto così magnificato il concetto di associazionismo, ma il concetto soprattutto di superamento di quelle che sono le difficoltà insite nella fragilità fisica. Faccio in 2 secondi. Lo lascio seccare naturale. Si secca e lo metto nelle vasette ed è pronto. No, preferisco che secca naturale. Ah, ho capito. Però lì, per farlo seccare, che non diventa nero, lo devi far seccare all'ombra, che non prende il sole. Sì. Noi abbiamo realizzato questi orti diversamente abili proprio per poter riuscire a risolvere, a realizzare un nostro sogno, quello di poter coltivare anche noi la terra come chiunque ha questa passione. Così facendo abbiamo realizzato queste specie di grandi vasche che noi abbiamo chiamato l'orto diversamente abile, per poter seminare, piantare e creare tutto quello che la natura mette a disposizione per quanto riguarda la stagione che viene. E questo è per me, io parlo per me, è stato
un grande sogno, perché era anni che ho vissuto. All'inizio abbiamo creato questi sogni quando c'era Tommasini, che prima dava gli orti agli anziani e insieme ai giovani, proprio per poter fare in modo che non si creano dei ghetti, ma per realizzare una reciproca scambio di idee su tante cose e soprattutto su, anche su questo tipo di passione. Noi questo sogno vogliamo che anche altra gente lo possa venire a vedere con mano e insieme a noi poter realizzarlo e aiutarci così anche a diffonderlo ad altre persone, perché sono sicuro che l'idea è molto semplice e facilmente trasmissibile ad altre persone. Per cui se venite a vedere e a collaborare, noi siamo ben lieti di accogliervi. Le robe prima che l'ortla e si sogna niente. L'abbiamo solo noi.